Direi che possiamo iniziare se siete d'accordo. Perfetto, allora iniziamo. Buongiorno a tutti, ben trovati qui oggi a questo appuntamento. Io sono De Santi Stefani, Unioncamere del Veneto e rappresentante della rete Enterprise Europe Network Italia. Il webinar di oggi viene organizzato appunto dalla rete Enterprise Europe Network, Unioncamere nazionale e Dipartimento delle Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri. E l'obiettivo della giornata è quello di vedere più da vicino il Single Digital Gateway, ovvero lo sportello unico digitale europeo, un'iniziativa che è stata lanciata nel 2018 con un regolamento europeo il 1624 e che rappresenta un'iniziativa estremamente importante, di grande impegno non solo da parte della Commissione europea, ma anche dei paesi membri che attuano e contribuiscono all'implementazione di questa iniziativa. Un'iniziativa che rappresenta un incentivo alla modernizzazione della pubblica amministrazione e lo sviluppo di strategie di government, volte a migliorare i rapporti con gli utenti, con i cittadini e le imprese che operano e si muovono all'interno del mercato unico. Uno sportello unico che dà informazioni accurate a imprese e cittadini e che si avvale anche di reti della Commissione europea che forniscono informazione, assistenza e supporto. Mi riferisco in particolare alla rete Europe Direct che si rivolge ai cittadini e la rete che rappresenta Enterprise Europe Network che invece si rivolge proprio al mondo delle imprese. Una rete che nasce nel 2008, ha 600 organizzazioni che ne fanno parte in Europa e non, perché la rete opera anche in paesi extraeuropei. 55 di questi uffici si trovano sul territorio italiano, presenti in tutte le regioni, quindi con estrema capillarità vicini all'impresa. E la rete Enterprise Europe Network supporta proprio l'iniziativa dello sportello unico digitale, perché è identificato, lo vedremo poi nelle presentazioni che seguiranno, come punto di contatto per supportare le imprese a capire e ad avere le informazioni adeguate su tutto ciò che riguardano le politiche, i programmi, la normativa europea, quindi fornire questo supporto per operare all'interno del mercato unico, ma non solo, perché la rete in realtà dà anche tanti altri servizi, è una rete che grazie proprio alla sua composizione, perché all'interno ci sono sia rappresentanti del mondo camerale, ma anche aziende per lo sviluppo, centri di innovazione, centri di ricerca, associazioni, quindi molto variegato con diverse competenze, assiste le imprese nei propri percorsi di crescita, di innovazione e di internazionalizzazione, dando servizi volti all'ottimizzazione dell'innovazione, quindi gestione dell'innovazione, alla ricerca di potenziali partner per cooperare all'interno del territorio europeo e in paesi terzi, ai fini commerciali, ma anche di trasferimento tecnologico e ricerca di potenziali partner per sviluppi di progetti di ricerca, quindi accedendo anche a programmi europei di ricerca, quindi programmi di finanziamento, ma non solo, perché la rete, proprio per la capillarità che vi dicevo prima, è un ponte tra la Commissione europea e il territorio, il mondo delle imprese. Perché tramite la rete abbiamo la possibilità di capire anche l'impatto delle normative, delle iniziative comunitarie sulle imprese e riportarle. Abbiamo la possibilità di comunicare, qualora ci siano anche delle applicazioni errate della normativa negli Stati membri, anche collaborando con la rete Solvit, che forse qualcuno di voi conosce, o di indicare laddove ci sia un vuoto normativo, che quindi necessita un intervento per regolare l'attività delle imprese all'interno del mercato unico. Per scoprire i servizi e le iniziative che la rete organizza proprio per incentivare la cooperazione, la ricerca partner e la conoscenza anche delle politiche e delle iniziative europee, vi invito a visitare il sito di EN Italia. Ve lo scriverò nella chat, comunque www.en-italia.eu e di seguirci sui nostri canali social, in particolare Facebook, LinkedIn e Twitter, come EN Italia. Con il webinar di oggi, come vi dicevo all'inizio, vedremo che cos'è lo sportello unico digitale europeo. Avremo
Con noi la dottoressa Valentina Guidi del Dipartimento delle Politiche Europee, Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ci darà un'introduzione sullo sportello e sull'esperienza italiana, quindi qual è stato il nostro apporto. Avremo poi con noi il dottor Mario Altavilla di Union Camera Nazionale e la dottoressa Monica Onori di Sicamera, che ci faranno vedere nel concreto che cosa fa questa iniziativa. Avremo la possibilità con il dottor Mario Altavilla di navigare nel portale Your Europe e con la dottoressa Monica Onori di vedere dei casi concreti di assistenza, di risposta dei quesiti delle imprese. Invito tutti i partecipanti, se avete domande rivolte ai nostri relatori, di scriverle direttamente nella chat, quindi sarà mia cura leggerle poi ai relatori per fornirvi le risposte. E passo quindi la parola alla dottoressa Valentina Guidi del Dipartimento delle Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Prego, dottoressa. Grazie, buongiorno a tutti, grazie per aver organizzato questo evento, molto utile, molto interessante, perché comunque accompagna questa attività promozionale che la Commissione europea ha avviato nel 2021 a seguito del lancio dello sportello unico digitale a dicembre, e quindi gli Stati membri sono stati invitati a collaborare ed avviare parallelamente all'attività di promozione della Commissione proprio azioni volte a promuovere le opportunità che offre lo sportello unico digitale sia ai cittadini che alle imprese degli Stati membri. Quindi si allinea alle azioni che sono veramente su cui ci stiamo focalizzando tutti, sia a livello di Commissione Europea sia a livello di Stati membri. Come ha accennato la collega, lo sportello unico digitale è stato attivato a dicembre, come previsto dal regolamento, e sicuramente il lavoro è molto complesso, per cui sono previsti degli step per realizzare gradualmente gli adempimenti, i numerosi adempimenti che il regolamento richiede agli Stati membri. Come sapete, come è stato già correttamente detto, la finalità è quella di favorire, di promuovere la mobilità all'interno dell'Unione Europea, di cittadini ed imprese. Come? Innanzitutto garantendo informazioni. Possiamo cominciare con la presentazione, con le slides. Chiedo al collega se gentilmente può scorrere. La finalità principale è quella appunto di garantire in modo semplificato l'accesso dei cittadini e delle imprese europee a tutta una serie di informazioni, procedure e servizi di assistenza su numerosissimi settori disciplinati dalla legislazione europea e anche da quella nazionale. Quindi viaggiare, lavorare, attivare un'impresa, e tutti gli eventi, copre un po' tutti gli eventi della vita personale e professionale, e quindi sono stati definiti i primi step con scadenza a dicembre 2020, che ha comportato la pubblicazione sui siti, innanzitutto su Your Europe, che è il portale che è stato costruito dalla Commissione Europea, alimentato sia dalla Commissione Europea che dagli Stati membri, perché poi, come sarà mostrato successivamente al dottor Altavilla, da Your Europe l'utente viene dirottato sui siti nazionali per reperire quelle informazioni che lo interessano nei diversi settori. Quindi abbiamo lavorato con la Commissione Europea e abbiamo costruito lo sportello, che è alimentato continuamente sia dalla Commissione Europea, sia dai portali anche tematici della Commissione Europea, sia da quelli degli Stati membri.
possiamo andare avanti. Quindi le tappe principali, come dicevo, una è stata già raggiunta e noi abbiamo coordinato, come vi illustrerò fra poco, tutte le amministrazioni centrali, regionali, locali e numerosissimi enti titolari, quindi competenti per le informazioni che dovevano essere pubblicate, e quindi sono state pubblicate queste informazioni sui siti web nazionali. Step intermedio, dicembre 2022, le stesse informazioni dovranno essere rese disponibili dalle autorità locali. La tappa più complessa è quella prevista a dicembre 2023, cioè dovranno essere rese accessibili e gestibili completamente online la digitalizzazione di una serie di procedure che sono elencate in un allegato del regolamento, e dovranno essere accessibili interamente online, quindi eliminando qualsiasi utilizzo di documenti cartacei e secondo il principio del once only o una tantum, cioè è in fase di avvio la costruzione di un sistema tecnico operativo che renderà quindi interoperabile il link fra le varie amministrazioni che gestiscono queste procedure all'interno dell'Unione Europea, e quindi non potrà essere più chiesto a un cittadino, un'impresa, di presentare un documento nel momento in cui questo è in possesso dell'amministrazione, ma gli scambi fra evidence di prove fra le autorità nazionali dovrà avvenire direttamente e digitalmente, e questo rappresenta un principio che comunque si sta applicando anche a livello nazionale. Come sapete, si sta cercando di modernizzare a livello di pubblica amministrazione i servizi che offre applicando questo principio. Cito per esempio anche l'e-procurement degli appalti, perché in questo settore siamo più avanti sempre grazie all'input europeo. E possiamo andare avanti. La governance ovviamente comprende come principali protagonisti la Commissione europea, il Dipartimento ha il ruolo di coordinatore nazionale per l'Italia e con il supporto fondamentale tecnico di AGID, e poi sono coinvolte le amministrazioni ed enti che rispondono delle informazioni, delle procedure e dei centri di assistenza che sono elencati nel regolamento. Ovviamente cito Union Camere perché Union Camere, e ringrazio il dottor Altavilla e il suo team, la dottoressa Onori, perché ci hanno fornito e continuano a fornirci un supporto essenziale, preziosissimo, e anche perché diciamo che hanno coprono un po' tutti e tre gli ambiti di intervento del regolamento, a livello di informazioni, a livello di servizio di assistenza con il punto unico di contatto, e poi anche a livello di procedure, perché fra le procedure che sono previste e per cui c'è l'obbligo di digitalizzazione al 100%, ci sono quelle relative appunto all'avvio, alla gestione e alla chiusura di un'attività. Quindi stiamo lavorando in questa fase con appunto tutti i soggetti coinvolti e che sono responsabili per queste procedure. È un lavoro molto complesso e a breve la Commissione europea adotterà un atto delegato, un regolamento di attuazione che dovrà contenere le specifiche tecniche operative per mettere su questo sistema, che richiederà appunto il supporto ovviamente di tutte le amministrazioni. Andiamo avanti. Se il collega può scorrere le slide. E, sì, possiamo andare avanti perché abbiamo già parlato della governance.
Abbiamo istituito a livello nazionale già 2 anni fa un tavolo di coordinamento permanente che adesso ahimè si riunisce virtualmente e che riunisce, come vi dicevo, tutti i ministeri e le regioni, gli enti locali e numerosissimi enti. Enti che sono titolari di informazioni nei settori e hanno dato un contributo molto molto prezioso anche a livello operativo, perché ovviamente già disponevano di portali che offrono servizi e informazioni agli utenti, l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Dogane, ARERA, Agicom. Quindi abbiamo avuto dei risultati molto positivi. Ovviamente il lavoro è un work in progress continuo, perché nel 2021 la Commissione ha posto come azioni fondamentali nel suo programma di lavoro, perché ogni anno la Commissione europea pubblica un piano di lavoro per l'attuazione del regolamento, che coinvolge sia gli Stati membri che la Commissione stessa e alle autorità nazionali, il monitoraggio ovviamente sulla qualità e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate. Quindi l'obiettivo è innanzitutto di rafforzare e potenziare la reperibilità dello sportello e quindi la reperibilità dei link dove l'utente trova informazioni anche sulle procedure da utilizzare e i servizi di assistenza e di problem solving, e quindi incoraggiare gli utenti a inviare poi segnalazioni sulla qualità dei servizi che sono resi dalle autorità nazionali. E qui c'è un altro elemento molto importante su cui dobbiamo stare molto attenti, è quello del feedback. La Commissione ha chiesto, ha imposto, cioè il regolamento che lo impone, di inserire tutte le pagine che forniscono informazioni all'utente dello sportello un feedback tool tramite il quale l'utente può fornire una valutazione della qualità delle informazioni fornite e, quando saranno operative, anche sull'operatività, l'efficacia delle procedure. Quindi dobbiamo continuamente intervenire e monitorare che le informazioni siano chiare, perché l'utente tramite questo feedback tool si esprime sulla completezza delle informazioni, sulla reperibilità in modo facile e veloce delle informazioni sui siti nazionali e anche su Europe, sul portale della Commissione, come sapete le informazioni devono essere pubblicate in inglese, e la Commissione sta costruendo con gli Stati membri gli indicatori per lo scoreboard mercato interno sul single digital gateway. Questa è una novità. Lo scoreboard è un quadro di valutazione che viene pubblicato tutti gli anni dalla Commissione europea e che fornisce un punteggio, e quindi sono valutazioni sia quantitative che qualitative sulla performance degli Stati membri e quindi delle amministrazioni nazionali in moltissimi settori del mercato interno. E per il single digital gateway si sta discutendo su che tipo di indicatori utilizzare, e per ora insomma la Commissione ha pensato per esempio a utilizzare l'indicatore della percentuale della copertura delle aree tramite la pubblicazione dei link ai siti nazionali dove vengono trovate tutte le informazioni previste dallo sportello e anche della percentuale di reperibilità di copertura di tutti i servizi di assistenza e anche delle informazioni sulle procedure. Quindi questo richiederà uno sforzo continuo per migliorare la qualità di quello che abbiamo costruito fino adesso. E invito anche i partecipanti a sperimentare, ovviamente non soltanto come dice la Commissione, usabilità e l'accessibilità dei nostri siti che hanno pubblicato informazioni sullo sportello unico digitale, ma anche quelle degli altri Stati membri,
perché può essere interessante vedere anche come è stato costruito questo percorso e effettivamente se risulta semplice atterrare sui siti delle autorità di altri stati membri per reperire le informazioni che possono essere utili per consentire appunto la mobilità, in questo caso delle nostre imprese, in altri stati membri. Viceversa, ovviamente il lavoro lo stiamo facendo con i colleghi di Unioncamere e quindi diciamo i primi risultati sicuramente li vedremo con gli esiti dei feedback che la Commissione sta raccogliendo, ma sono certa che comunque la qualità è garantita. Abbiamo fatto un ottimo lavoro. Ringrazio. Grazie, dottoressa Guidi. Abbiamo, prima di passare alla parte operativa, abbiamo delle richieste di chiarimento. In particolare ci chiedono se è già utilizzabile i servizi dello sportello unico digitale, perché le sue slide c'erano diversi step, quindi magari se può tornare un attimo e chiarire questi passaggi. E poi ci chiedono qual è il supporto di Agit che viene citato nelle sue slide e i tempi di risposta ai form di assistenza, perché si riscontrano circa 45 giorni come tempi di risposta e ci si chiede se c'è una previsione di ridurli, perché le imprese, comunque gli utenti, magari non possono aspettare tempi così lunghi. Allora, partiamo dalla domanda sul ruolo di Agid. Allora, Agid, come sapete, ha una competenza istituzionale nell'ambito della digitalizzazione e adesso ovviamente il Ministero dell'Innovazione Tecnologica con il Ministro Colao, questa finalità, questo obiettivo è diventato importantissimo, come sapete, anche nel contesto del Recovery Plan. Quindi, sin dall'attivazione del lavoro, del tavolo di coordinamento, Agit, che aveva lavorato anche, ripeto, sempre a livello tecnico-operativo, nella sperimentazione, insomma, del portale Yo Europe, che si chiamava Yugo, e questo il dottor Altavilla può insomma testimoniare anche avendo dato un contributo fattivo a quel lavoro diciamo embrionale che poi ha portato all'attivazione di Yo Europe e quindi ha proseguito nel supporto al Dipartimento. Agit ha un ruolo di coordinamento tecnico, quindi diciamo che, ripeto, sempre per le competenze istituzionali che sono attribuite all'agenzia, di supportare le amministrazioni e dal punto di vista della facilitazione dell'utilizzo degli strumenti, dei tools che sul piano dell'obiettivo della pubblicazione di informazioni sono state tutto sommato un pochino più semplici, però vi faccio un esempio. Agid ha messo su uno strumento per la raccolta dei dati statistici sulle visite degli utenti sulle pagine web questo strumento è stato anche preso come riferimento, come best practice dalla Commissione Europea. Quindi il supporto che ha fornito e continua a fornire sul piano del lavoro che è stato necessario fare, il supporto che è stato necessario attivare per le amministrazioni, hanno lavorato con i referenti per la trasformazione digitale che come sapete devono essere nominati in tutte le amministrazioni pubbliche, quella di supportarli nella adattamento delle informazioni secondo il format richiesto dallo sportello nei siti web nazionali, il controllo continuo sull'accessibilità e adesso Agit sta fornirà un ruolo ancora più importante per la digitalizzazione delle procedure, perché ovviamente questo richiede tutta una serie di interventi e di know-how, di expertise sul piano tecnico
cui dispone Agid, ovviamente. Allora, a che punto siamo? Allora, adesso sono pubblicate, quindi sono reperibili facilmente tramite, partendo da You Europe, poi lo User Journey ve lo mostrerà il dottor Altavilla, sui siti di due terzi delle amministrazioni italiane. Una delle mie slide c'è l'elenco di tutti i ministeri che hanno pubblicato informazioni. Quindi da You Europe, se volete trovare un'informazione che non so, che supporta, adesso l'esempio più facile è Union Camere, ma lo verrà fatto dopo, uno studente che vuole venire a studiare in Italia, va su You Europe, clicca su viaggiare e viene dirottato su il portale del Ministero dell'Università, dove troverà informazioni riguardo, per esempio, come iscriversi all'Università Italiana, e quindi tutto questo è già operativo. E sono già operativi i servizi di assistenza, che sono elencati nell'allegato 3 del regolamento. Punto unico di contatto, quindi sempre in camera, impresa in un giorno, il centro di assistenza per le informazioni sul riconoscimento qualifiche professionali, che opera presso il mio ufficio, centro di assistenza che viene che esistevano già tutti questi servizi di assistenza, sono stati soltanto come dire, riportati in un allegato del regolamento, perché a parere della commissione sono dei punti di contatto che offrono dei servizi fondamentali per l'utente targato Single Digital Gateway. Però che cosa ha dato il regolamento? Il valore aggiunto è stato quello di chiedere ai servizi di assistenza di rivedere le modalità e di rafforzare la qualità con cui vengono erogati questi servizi. E qui arriviamo alle scadenze per le risposte. Allora, la Commissione ha richiesto a tutti i servizi di assistenza nazionali di garantire trasparenza all'utente, al destinatario dei servizi che vengono offerti appunto da questi punti di contatto, quindi indicare il termine entro cui fornire una risposta, garantire la facile accessibilità al servizio. E non ha imposto delle scadenze, perché ogni servizio di assistenza è stato, come dire, ha avuto la possibilità di definire autonomamente i tempi entro cui fornire il servizio, la risposta. Per alcuni centri di assistenza i tempi sono definiti già da normative europee di settore, però non è stato introdotto un termine unico da regolamento del Single Digital Gateway. Quello che la Commissione chiede è ovviamente di garantire un termine che sia, insomma, equo, nel senso di non prevedere dei termini troppo lunghi per i riscontri, e di informare l'utente in caso di ritardi, in caso che ci sia bisogno di un completamento o approfondimento di istruttoria, in modo che l'utente sappia entro cui riceverà il termine entro cui riceverà una risposta. Questo è quello che chiede il regolamento. Perfetto, quindi lo sforzo per ridurre i tempi della semplificazione deve venire a livello nazionale, a livello del punto di contatto, non viene chiesto dalla Commissione ad oggi, però bisogna vedere poi l'esito del feedback dell'utente, perché è possibile che gli utenti magari possano rilevare che in termini di 45 giorni è eccessivamente lungo, e quindi questo poi arriverà come ritorno a chi gestisce il servizio, e quindi potrà essere un input per ridurre i termini. Perfetto, grazie mille, dottoressa Guidi. Prego. Passiamo adesso alla parte più operativa dell'incontro di oggi con il dottor Mario Altavilla e con la dottoressa Monica Onori. Dottor Altavilla, lascio a lei la parola per navigare e scoprire il portale Your Europe. Bene, grazie. Inizio subito con la
condivisione dello schermo giusto prima per completare la risposta della dottoressa Guidi alla domanda sui tempi di assistenza, poi lo dirà meglio la collega Monica Onori, che farà un interessante approfondimento su questo aspetto. Appunto, ogni centro di assistenza, in base alle proprie competenze, definisce i tempi di attesa. I tempi di risposta media, per richiamare ad esempio quelli che vengono forniti all'interno delle informazioni che noi diamo alle imprese che si apprestano a venire in Italia o anche in uscita, è normalmente di 3 giorni e finora è stato un tempo sempre rispettato. Quindi questo per dire che c'è un range di tempi e ogni organizzazione, ogni centro di assistenza si è dato un limite secondo quella che è il livello di servizio che vuole erogare. Allora, provo a condividere lo schermo. Ditemi se la condivisione funziona, dovreste vedere una pagina. Confermo, vediamo la pagina Google. Perfetto. Allora, io volevo innanzitutto diciamo non fare aggiungere degli elementi al tratto più operativo del servizio e delle opportunità che per le imprese italiane e anche per le altre imprese del resto dell'Unione Europea viene da questa organizzazione, e volevo fissare degli elementi, lo dirò in maniera proprio estremamente chiara e spero consigli. Prima di tutto, le informazioni che trovate sul Single Digital Gateway, che è un sito il cui nome è Your Europe, lo vedete qui. Io adesso simulerò con voi di avere degli interessi di espansione nel resto del mercato interno, e proprio partendo dalla navigazione, come faccio a trovare il sito, e proveremo a fare una navigazione insieme per vedere qual è il potenziale di questo sistema. Però appunto la cosa che volevo subito segnare, perché è un elemento molto importante, è che queste informazioni, tutte le informazioni che trovate, di fatto c'erano già nella rete. Cioè la rete, come sapete bene, è un luogo enorme di informazione, in cui un navigatore bravo, attento, riesce quasi sempre a trovare l'informazione. Il problema è che la trova in un mondo, come posso dire, pieno di ostacoli, in cui è difficile capire chi è esattamente il referente, quale informazione, quando si presenta, diciamo, ambigua rispetto ad un'altra fonte, è quella primaria. Allora, il sito Your Europe, questo è fondamentale, che voi navigherete da questo momento in poi, vi dà le notizie ufficiali di ogni paese. Quindi non avrete più bisogno da quel momento di attivare altre ricerche per essere certi di avere l'informazione alla quale state puntando, alla quale vi serve. Perché, come ha spiegato la dottoressa Guidi prima, sia in fase di informazione, quindi il sito è partito a dicembre dell'anno scorso, sia quando poi passeremo alla fase operativa, ogni funzionalità, ogni notizia, non la chiamiamo foglia in German, diciamo in termini tecnici, ogni notizia è stata bollinata e referenziata, è stata individuata l'amministrazione competente per il paese che la può dare, la deve dare e la deve aggiornare. Quindi sostanzialmente navigheremo notizie certe e sicure, e questo è un grandissimo vantaggio. Quindi c'è un'organizzazione dell'informazione, ma soprattutto un'informazione che nell'ambizione del progetto è definitiva rispetto alle vostre esigenze. Allora, proviamo a fare appunto una navigazione. Io potrei simulare, innanzitutto vi mostro cosa vede un imprenditore di un altro Stato membro che si accinge a venire in Italia. Quindi, come noi serviamo da italiani di altre imprese, e lo farò molto velocemente, semplicemente per darvi l'idea della scaletta logica e del numero di informazioni che voi dovrete trovare quando navigate i siti degli altri paesi. E poi faremo un esempio. Ecco, il sito di Your Europe, questa è la ricerca di Google. La prima cosa, il sito è, diciamo, disponibile in tutte le lingue dell'Unione Europea, quindi noi navigheremo in italiano, ovviamente. Come vedete, questa è la pagina principale di Your Europe, in cui esistono già dei sottinsiemi: viaggiare, lavoro e pensione, gestire un'impresa, le informazioni sui consumatori, quelle sulla fiscalità, che
Figuriamoci quanto interessa nel mondo delle imprese quando si spostano diciamo, dal proprio confine domestico e il requisito dei prodotti. E poi abbiamo delle guide pratiche. Bene, cosa fa un'impresa francese, un'impresa che vuole avviare ad esempio in Italia? Entra in gestire un'impresa, come vedete, e va nella funzione startup, no? Sviluppare proprietà intellettuale, ma certamente sceglie startup per capire come avviare. Quando entro in startup, il sistema, lo vedrete ricorrente, molte informazioni sulla Brexit, come capito bene, è un tema di altissima attualità, poi spiega delle funzionalità e le potenzialità anche sull'Erasmus per i giovani imprenditori e poi ha il capitolo avviare un'impresa. Avviare un'impresa, il sistema ricorda che la rete che dà informazioni è quella sugli sportelli unici, gli sportelli nazionali unici, e alla quale possiamo accedere attraverso quei link, ma già continuando la navigazione mi chiede, no, innanzitutto cosa fare, quali sono i paesi nel quale posso girare, i requisiti, questi requisiti medi che l'Unione ha chiesto a tutti gli Stati membri in linea massima di rispettare quando si avvia un'impresa, tra giorni lavorativi, un costo massimo di 100 euro, un unico organo amministrativo da avere lo sportello unico delle attività produttive in coincidenza con il registro delle imprese per avviare l'impresa e di fare le formalità online. Bene, se ovviamente l'utente in questo caso scende in Italia e vedete, certamente fa la scelta da qui, e atterra su questa pagina. Questa è, diciamo, l'attività che noi italiani abbiamo fatto per accogliere gli imprenditori, i potenziali imprenditori degli altri stati membri. La pagina, come vedrete, è navigabile in due lingue, in italiano e in inglese, su tutti i livelli, ci posizioniamo sull'italiano. Ecco, quello che in qualche modo diciamo il menu logico che voi dovreste ritrovare in quasi tutti i siti che visitate negli altri stati membri, perché è stato concordato a livello europeo, quindi non è unico e originale nel nostro caso, è un po' quello della spalletta che vedete qua a destra, cioè notizie su come si costituisce un'impresa in Italia, cosa fanno gli sportelli SUAP, da noi sono gli sportelli unici delle attività produttive, a chi ci si rivolge, ad esempio, per essere assistiti in questo paese quando si vuole avviare un'impresa, i soggetti professionali, notai e commercialisti, ovviamente con i relativi link, le associazioni di categoria nel quale oppure le agenzie di impresa, nel caso il non imprenditore voglia un'assistenza. Il ricorso alle eventuali decisioni avverse. Questo esempio è una novità, poche volte nei siti italiani trovate a chi rivolgervi quando le cose vanno male, parte l'assistenza. Mentre la costruzione del single digital gateway in qualche modo lo ha imposto. Qui c'è il ricorso al TAR o al giudice del registro qualora si va sul registro delle imprese. Ovviamente inutile dirvi che tutti questi link, registro delle imprese, sono navigabili, come diciamo è giusto che sia, e qualora sono disponibili, vedete ho cambiato, switchato la pagina in inglese, sono disponibili anche in una seconda lingua, come nel caso del registro delle imprese. C'è una parte ovviamente molto grande sulla fornitura di servizi che ci fa entrare nella logica della direttiva servizi e della fornitura in prestazione temporanea o volendosi stabilire nel paese, e poi c'è tutta una parte ampissima, oggi non la voglio scavare fino in fondo perché immagino che l'auditorium sia fondamentalmente di imprese più che di professionisti, ma c'è tutta una parte grande che riguarda i servizi professionali, quindi come si fanno a ottenere i requisiti dei servizi professionali, quali professioni sono regolamentate nel paese, come si ottiene il riconoscimento e così via. E poi c'è un servizio di assistenza one-to-one che è quello a cui facevo riferimenti prima, le FAQ e dei link. Questa è una struttura che dovreste trovare simile diciamo, in quasi tutti gli altri
siti degli altri stati membri. Prima di vedere, di fare una navigazione, voglio, perché noi diciamo gli addetti ai lavori lo diamo per scontato, però volevo ricordarvi due compiti che la direttiva dei servizi lascia all'organizzazione degli stati membri e due diritti che hanno acquisito tutti i cittadini e tutti gli imprenditori dell'Unione Europea, cioè quella di sostanzialmente poter operare fuori dal proprio stato domestico, all'interno del mercato unico, esattamente con la stessa disinvoltura, con le stesse regole, con la stessa semplicità con cui operano nel paese in cui sono stabiliti. Lo dico perché è difficile per noi pensare che possiamo vivere da cittadini o fare business nella nostra città, nel nostro quartiere, e a certe volte pensiamo con difficoltà anche a una regione diversa in Italia stesso, è ancora più distante le opportunità dell'Unione Europea. Bene, tutto il corpus di regole che si è formato ci consente invece di guardare al business all'interno degli altri stati membri con un business che si deve fare semplicemente, addirittura se la prestazione che intendete fare o quale siete potenzialmente interessati è cosiddetta prestazione trasfrontaliera temporanea, sostanzialmente non dovete fare quasi niente, nel senso che avete diritto, se fate già quell'attività in Italia, di ad esempio partecipare a una gara di appalto per, non so, fare la ristrutturazione di un edificio pubblico o privato in un altro Stato membro, e non dovete avere altre autorizzazioni, perché se quell'attività già la fate in Italia potete assolutamente andare nell'altro Stato membro e farla in maniera temporanea senza nessun ostacolo amministrativo. Questo è un concetto molto forte che viene ancora utilizzato relativamente poco nell'Unione Europea e sul quale ovviamente il legislatore europeo punta tantissimo. Tutte le informazioni che troverete, quelle del Single Digital Gateway, ovviamente danno rilevanza a questa possibilità. Bene, detto questo, ritorno sul sito Your Europe e vedete lo metto in italiano e adesso simulo invece forse la parte che vi può interessare di più. Cosa succede? Cercando informazioni per andare voi presso gli altri stati membri. Una prima navigazione, un esempio come gli altri, potremmo essere interessati perché facciamo un business in Slovacchia a costituire, avere informazioni perché vogliamo lì costituire una società, quindi capire come si nominano gli amministratori, come si ottengono i permessi e le licenze per l'attività che vogliamo svolgere, oppure capire in alternativa come possiamo fare la prestazione che cui vi dicevo prima, trasfrontaliera temporanea. Bene, allora in questo caso, come dicevo, andremo in startup, andremo sulla parte avvia un'impresa, non vi faccio vedere ovviamente questi spazi della navigazione perché veramente vi invito a farli tutti poi individualmente, a provarli. Sceglierò come paese, abbiamo detto in questo caso la Slovacchia, il sistema mi avverte che le informazioni che vedo disponibili saranno da questo momento poi in inglese e come vedete atterro in un sito nell'autorità di riferimento della Slovacchia che ha le informazioni esatte alle quali io voglio fare riferimento. Il sito è in lingua inglese, oltre che nella lingua nazionale, però, e quindi potete navigarlo come preferite, se diciamo se è inglese o no, lingua nazionale, ma lo conoscerete, anche questa è una banalità, vi faccio notare che se le pagine sono scritte non in maniera, diciamo in maniera come si scrivono i siti web e vengono interpretate dai browser moderni, di fatto il browser, io ho un normale browser di Google che è gratuito, fanno le traduzioni direttamente in lingua, quindi io potrei decidere ad esempio di vederlo in italiano, come vedete ho cliccato banalmente in italiano e c'ho il sito a disposizione in lingua italiana. Qui ci sono tutte le informazioni su come si costituisce una società, quindi vedo qui quali sono le caratteristiche, che esiste un registro delle imprese anche nella Repubblica Slovacca, che ci sono diverse nature giuridiche, che dopo che l'avrò registrata avrò una casella di posta elettronica con la quale interloquire da un punto di vista della comunicazione digitale. E come dicevo, ero interessato a capire
non ho fatto, sono andato sulla scelta 3, no? Vado veloce perché già solo questo sito, se fossi interessato, me lo leggerei con calma, ovviamente, ma qui stiamo facendo una simulazione. Volevo capire anche se c'erano requisiti sul licenze e permessi, quindi vado tra questi menu sul terzo, scelgo attività, capisco come si fanno a designare gli amministratori, quali sono i compensi minimi, quali sono i requisiti di capitale che dovrò fare e come faccio a notificare l'operazione e quindi a iscrivermi materialmente, e vedo che per poter svolgere il lavoro d'azienda è necessario ottenere un'autorizzazione commerciale da questo Department of Trade Licensing dell'ufficio distrettuale. E allora come faccio a capire, avrò ovviamente già stabilito il territorio dove voglio andare, vedo che qui c'è un ufficio competente, quindi il sistema parte, diciamo, da una notizia di sintesi, è in grado di entrare verticalmente fino al dettaglio che ci interessa, e in questo caso cliccherei per capire qual è, vedete, vengo riportato su un'altra pagina, anche questa ovviamente certificata dal governo della Repubblica della Slovacchia, in cui vedo, nel caso ho bisogno di una licenza commerciale, come vengono fatte, dove sono il costo, quali sono gli sportelli unici di contatto nelle varie regioni della Repubblica Slovacca. Anche questa pagina ovviamente la posso tradurre in italiano, la posso leggere direttamente in italiano, la differenza tra natura giuridica, persone fisiche, giuridico e altre forme sociali. E come vi dicevo, nel dubbio che ho, potrei anche chiedermi se è il caso di avere ulteriori informazioni attraverso i punti singoli di contatto che già esistono da 4 anni in forza della direttiva servizi, ma nel caso non volessi, preferissi ad esempio per un periodo iniziale non costituire la società, perché non penso che il business sia ancora sufficientemente stabile, ma fare delle forniture trasfrontaliere temporanee, il sistema mi dà anche in quel paese le notizie di riferimento. Anche questo, vedete, lo navigo direttamente in italiano e ottengo, diciamo, quali sono degli esempi, quali sono le notizie su una società di catering polacca organizza una giornata aziendale presso l'azienda slovacca Bratislava, ma lo potrebbe fare quella italiana per una fiera lunga di qualche mese, non so poco, altri esempi, e mi dice qual è l'organo competente, quali sono i termini, gli avvisi che bisogna dare prima di entrare nello Stato membro, la comunicazione preventiva, insomma, ovviamente posso ottenere, scavando, entrando sempre più in profondità, esattamente l'informazione che in qualche modo stavo cercando. Come vedete qui posso continuare fino a scaricare il modulo per la notifica della prestazione trasfrontaliera, sapere a chi la devo mandare, riempirla, e quindi anche una persona che non sa nulla di questa materia può ottenere le informazioni di dettaglio che gli servono per poi operativamente fare delle scelte. E altro esempio che volevo farvi, riparto tutte le volte dalla prima pagina per essere sicuri appunto di avere il sito principale di riferimento. Ad esempio, invece, ho un business già da un po' di tempo con un'altra attività, un'altra azienda commerciale in Lettonia, una delle Repubbliche Baltiche, e mi pongo già un obiettivo, ad esempio, di incorporare la società con la quale ho questa attività, perché probabilmente questa può essere una fattispecie interessante. E come avviene in Italia, mi chiedo se ci sono particolari requisiti, come si fa a fare un'incorporazione in generale, e in merito anche al controllo di legittimità, che è uno dei punti che riguarda tutte le attività di fusione. Come vedete, il sito qui, non andrò più in startup, ma a sviluppare un'impresa, perché io ho già un'impresa e voglio farla sostanzialmente crescere. Il sistema mi dà una serie di opzioni, come si costruisce un'impresa o una società di tipo europeo. Vedete, c'è un richiamo preciso a fusione di imprese. Clicco sopra,
la Brexit ti riguarda, lo vedrete sempre, perché come vi dicevo è un motivo ricorrente di grandissima attualità. E da qui incomincio a scorrere le informazioni che mi sto, quindi cerco la Slovacchia, dicevo la Lettonia, e voglio capire come si fa una fusione in quel paese. In questo caso le norme mi dice quando vengono applicate dall'Unione Europea, quindi noi siamo in uno di questi tre casi: una società acquista una o più società che si trovano in un altro Stato membro, quindi è una fusione per incorporazione, quello a cui si potrebbe essere potenzialmente interessata, oppure due società si trasferiscono la loro attività e passività, cioè questa è una fusione, quindi fusione mediante costituzione o anche per assorbimento. Ma abbiamo detto che il mio è il primo caso. Quindi qui ottengo informazioni di dettaglio rispetto alla legislazione vigente in Europa per fare un'incorporazione. E continuando, guardate quanto la piattaforma diventa dettagliata, mi dice come preparo la documentazione, quali sono i documenti che vanno preparati prima di una fusione, dove va pubblicata un mese prima delle riunioni all'Assemblea Generale di tutte le società coinvolte, come si fa a preparare la relazione per l'Assemblea Generale, chi mi può aiutare, la relazione degli esperti indipendenti, l'accordo sul progetto, cioè posso entrare in dettagli, esattamente come la relazione prima, molto operativi. Come vi dicevo, alla fine mi rimane un dubbio, era il dubbio che avevo, perché forse un po' di queste cose già le avevo discusse con il mio commercialista, quindi non ero del tutto impreparato, anche se qui le rivedo tutte ordinate. Avevo un dubbio sul controllo di legittimità. Il controllo di legittimità si può fare in uno dei due stati membri della società che incorpora o quella che viene incorporata. Scelgo il paese, perché abbiamo detto che in quel caso ero interessato alla Lettonia. La trovo qui sotto, eccola qui, e vedete il sistema in questo caso mi fa puntare l'autorità della Repubblica della Lettonia in cui che è competente per questo tipo di merger control, il controllo che si fa per le imprese, diciamo il controllo di legittimità. Anche come al solito questa pagina la posso leggere in inglese, ma la posso per comodità e tradurre in italiano, vado sul controllo delle fusioni e qui ho le notizie di dettaglio su società, queste pubblicazioni di società che hanno già avuto la fusione, quando è necessario fare la fusione, quando è necessario, scusate, il controllo statale, quindi quando sono interessato al caso del controllo di legittimità, cosa fare, essenziale anche sulla concorrenza, chi richiede per unire, quando, quali sono i tempi, gli eventuali costi, le caratteristiche delle società, le decisioni del Consiglio di concorrenza, la tempistica, la responsabilità, i costi e a chi mi devo materialmente rivolgere fino in fondo. Quindi qui addirittura c'è la procedura di presentazione per l'esame della notifica con i costi per attivare questo sistema, questo diciamo, adempimento. E ha detto prima bene la dottoressa Guidi, alcuni adempimenti del ciclo della vita saranno disponibili entro dicembre 23, ma quello è il limite che si è dato, perché scavando in un caso come questo scopriamo che già da qua possiamo fare un modulo, diciamo un doc, un PDF, filmarlo e mandarlo e probabilmente fare gli 8 decimi della nostra funzione direttamente online, ovviamente. Quindi esiste già un'ampia disponibilità, anche se eterogenea, di servizi online ai quali possiamo accedere. Voglio farvi ancora un altro, abbiamo ancora qualche minuto, volevo farvi un altro esempio che riguarda invece, in questo caso potrebbe riguardare la vendita di prodotti. Sto pensando di ampliare il mio business, quindi il numero dei miei clienti, in altri stati membri. In questo caso diciamo non guardo direttamente adempimenti e vedo nella guida quali sono le informazioni che possono essere utili per chi vuole vendere nell'Unione Europea. Questa pagina è già disponibile nativamente in italiano come tutto il resto del sito di New Europe.
E leggo, ad esempio, vendere beni e servizi, concorre tutte le norme sulla concorrenza e guardo anche una parte sugli appalti pubblici per capire se gli appalti possono essermi interessanti. Magari è un mondo nuovo, al quale non mi sono mai avvicinato, apro una piccola parentesi, è un mondo sul quale le aziende italiane sono particolarmente presenti verso l'Unione Europea, cioè partecipano con un certo successo alle gare degli altri Stati membri, perché hanno prodotti e servizi qualificati da offrire, al quale vi invito, tra virgolette, ad interessarvi se finora non l'avete fatto, vi voglio dare una dimostrazione della quantità di informazioni che trovate. Vedete, c'è una parte molto ampia su tutta la normativa, quali sono i tipi di procedure che esistono vigenti in Unione Europea, perché ovviamente non parliamo soltanto della gara pubblica, ci sono altre modalità. Quando diciamo quali sono le tecniche della gara, quando e come si applicano le norme europee, cioè quali sono le soglie sopra la quale ogni fornitura di una pubblica amministrazione diventa una gara europea, non è più soltanto regolata con le regole del proprio Stato membro, perché come vedete per la maggior parte delle forniture di beni e servizi sono 140.000 euro, quindi non è una soglia particolarmente alta, anzi direi una soglia abbastanza bassa, e 5 milioni erotti, 5 milioni e 350.000 euro invece per gli appalti di opere pubbliche. Come si fa a partecipare? Quando si può essere esclusi? Ma qui c'è una notizia molto importante, quando una gara d'appalto va pubblicata su TED. E che cos'è questo TED? Cioè, TED è un sistema, vedete, che in pratica ci clicco sopra, non so se l'avete mai navigato o lo conoscete, ma vi invito a farlo. Intanto ci dà dei numeri molto importanti. Qui ci sono tutte le gare d'appalto europee che vengono pubblicate, disponibili anche in lingua italiana, per capire quali sono le possibilità. TED pubblica 750.000 avvisi di giudicazione, 750.000 l'anno, 235 sono i bandi di gara per un valore di 545 miliardi di euro l'anno. Cioè un mercato, ovviamente quello delle forniture pubbliche, ampissimo. Qui con TED mi posso iscrivere, fare delle ricerche ogni giorno vengono pubblicati 2.400 nuovi avvisi, capite bene che sarebbero tutti impossibili da leggersi uno per uno, ma posso fare delle ricerche mirate per il tipo di servizio a cui sono interessato, per il paese, e leggere tutto ciò che prendere visione del bando. E di tutte le caratteristiche che devo in qualche modo rispettare per poter partecipare. Quindi è meno complicato, non voglio dire che è semplice, perché non voglio usare una parola abusatissima, no? Però voglio dire che questo invece mi sento di poterlo dire, è molto meno complicato di quanto non lo sia immaginando. Cioè sembrano cose davvero astruse, ma di fatto, o comunque per imprese di una certa dimensione, ma la legislazione europea invece spinge anche e ha realizzato servizi per materialmente invitare anche le piccole imprese a partecipare a questo mercato, sia per l'opportunità che hanno le imprese, sia ovviamente per il vantaggio della pubblica amministrazione di acquistare a prezzi giusti, competitivi, servizi di alta qualità. Ultimo, approfitto di questo aspetto per parlarvi anche di un altro servizio che è un fiore all'occhiello per le Camere di Commercio, che è quello della fatturazione elettronica. Vedete, il sistema lo affronta. Diciamo, nell'Unione Europea abbiamo avuto due scadenze. Ad aprile 2019 e poi ad aprile 2020, che hanno fatto entrare prima soltanto per le amministrazioni centrali, poi anche per le amministrazioni locali, quindi per tutte le pubbliche amministrazioni, l'obbligo di accettare la fattura elettronica. Ora, in Italia siamo stati apripista e tutti voi sapete perfettamente utilizzare, mandate esclusivamente fattura elettronica, quindi sono entrate nel nostro quotidiano. Non è così per gli altri gli stati membri, in cui rimane invece
una funzione facoltativa, ma qui vi dico che nel caso terminato una gara d'appalto voi vogliate procedere alla fatturazione elettronica, il sistema camerale, le camere di commercio attraverso i loro siti vi mettono a disposizione una piattaforma che tra l'altro funziona perfettamente anche per le fatture italiane, cioè viene usata da decine di migliaia di imprese che in maniera gratuita, perché è una piattaforma gratuita, fanno la loro fatturazione elettronica con questa piattaforma di cui vi sto parlando. Ma questa piattaforma già da 2 anni è stata aggiornata ai protocolli, alle regole utilizzate in Unione Europea, che da un punto di vista informatico della struttura della fattura sono diverse da quelle italiane, ma il sistema risolve tecnologicamente questa diversità, per cui potreste usare la piattaforma del sistema camerale gratuito per compilare una fattura esattamente come compilate quelle italiane, porre un flag sul fatto che quella fornitura riguarda invece una pubblica amministrazione francese, e il sistema automaticamente vi chiederà le informazioni minime per tradurre quella fattura nel formato europeo e poterla spedire all'autorità competente. Quindi questo per dirvi che intorno alla partecipazione alle gare si stanno, non ho tempo di parlarvene oggi, aprendo tutto un bouquet di servizi per rendere questo mercato sempre più interessante. Allora, io ho altri esempi anche da farvi vedere, perché qui, come vedete, la quantità di informazioni è veramente notevole. Ci sono quelle sulla fiscalità, sull'IVA, sull'IVA trasfrontaliera, che è un tema molto molto battuto, noi lo vediamo anche nei quesiti che ci arrivano da parte degli utenti di imprese che vengono in Italia, e le informazioni, come dicevo, sono ovviamente molto dettagliate. Qui vedete, no, desidero saperne più sull'IVA trasfrontaliera all'interno dell'Unione Europea, e vendo beni ad un'altra impresa oppure ad una pubblica amministrazione, a un consumatore finale, un'impresa, scusate, quindi la vendo sulle vendite di servizi a un'altra impresa, e qui già mi dice una serie di informazioni generali su dove si applica l'IVA, dove va pagata, le deroghe, che sono anche deroghe importanti, e continuo con tutte le informazioni che possono essere, diciamo, di interesse su questa materia, e anche qui posso contattare i centri di assistenza che hanno competenza sulla materia fiscale. Io, anche visto lei, vorrei lasciare almeno un quarto d'ora alla mia collega, quindi sostanzialmente mi fermo qui. Mi interessava semplicemente farvi vedere la profondità e la semplicità. Adesso vi invito a frequentare questo sito, a navigarlo, perché oggettivamente è una fonte di informazione veramente notevole. Grazie. Grazie dottor Altavilla, sicuramente le informazioni contenute nel sito sono tante e molto dettagliate, come giustamente faceva vedere, e penso che sia necessario che i partecipanti, gli utenti possano navigare e prendere un po' di dimestichezza anche con il portale. Prima di passare la parola alla dottoressa... Così, soltanto un elemento voglio aggiungere, che me l'ha richiamato la sua battuta, ma solo un secondo. Il Single Digital Gateway ha insegnato molto a noi che lavoriamo per le istituzioni sul fronte della comunicazione, perché ha imposto, ma proprio in maniera tecnica, un lessico, un modo per fare i periodi e una semplicità di linguaggio che non tutte le amministrazioni utilizzavano e utilizzano nella loro. Quindi ecco, un'altra delle ragioni per cui mi sento di consigliarvi la visita di quel sito, perché quel sito non è scritto per far vedere quanto sono brava le istituzioni, la dico male, no? La dico male. È scritto a misura di imprenditore, cioè con un linguaggio, una modalità e una semplicità
che non deve assolutamente spaventare nessun utente. Ecco, questa è una cosa che non avevo detto, ma è fondamentale. Confermo, è scritto in maniera molto molto semplice e molto intuitivo anche come portale. Prima di passare però la parola allo stesso Nori, in velocità per rispondere ai partecipanti, hanno riscontrato che non per tutti i paesi sono attivi, sono cliccabili e alcuni particolari importanti per noi, per il nostro mercato come Germania e Francia, non presentano tutte le informazioni. Quindi volevano sapere se sono in fase di aggiornamento, se si sa quando saranno disponibili. E altra cosa, anche per la sezione imprenditoria femminile c'è un rimando a WeGate, però non ci sono ulteriori specifiche. Quindi anche su questo fronte chiedo magari se può darci qualche informazione aggiuntiva. Poi chiudo la parentesi, la presentazione dell'autoressa Guidi verrà resa disponibile, quindi ve la invieremo. Allora, su questo dico ciò che so e poi la dottoressa Guidi lo potrà integrare, visto che è lei che ha, diciamo, il contatto diretto con la DG GRO, con le direzioni dell'Unione Europea che operativamente la vanno a supportare. Però il portale è partito a dicembre sul fronte delle informazioni. E come diceva bene la dottoressa Guidi, è un work in progress, cioè ci sono ancora, è un lavoro talmente grande, una composizione di un mosaico talmente grande che non ancora tutti i tasselli sono andati a posto. Mi rendo conto e lo condivido che per un utente italiano non trovare in questo momento attive le bandierine e l'informazione su paesi importanti, ovviamente, su sbocchi di mercato come la Germania, la Francia, può essere, no, colpisce. Però ecco, quello che credo anche la dottoressa Guidi potrà confermare è che l'Unione Europea ha il fiato sul collo su tutti gli Stati membri che sono in ritardo sull'esposizione delle informazioni e quindi i tempi per vedere completo quell'insieme di bandierine non sono mesi, sono settimane. È un sito sicuramente in via di completamento. E idem vale per l'imprenditorialità in femminile, cioè se scavo delle informazioni. Hanno fatto bene le persone a dirlo perché io ovviamente ho seguito delle navigazioni, ma le prime che mi sono venute, alcune le avevo provate prima, quindi sapevo di trovare informazioni, però le informazioni può capitare, vista l'ampiezza della materia, che trovate in questo momento una foglia informativa imperfetta, la notizia che vi do con certezza è che la vedrete imperfetta per poco tempo, perché c'è un grosso lavoro per completare tutto, diciamo, il sistema informativo. Sicuramente è un lavoro in progress. Poi, e qui riprendo quello che dicevo io all'inizio, ci sono anche delle reti a supporto che possono aiutare gli utenti qualora non trovassero tutte le informazioni che necessitano nel portale, perché ancora non sono state caricate, ma Enterprise Europe Network, che tra l'altro è segnalata proprio nel portale come rete di assistenza, ha questo ruolo. E grazie proprio alla presenza di uffici in tutti i paesi, quindi non sono uffici italiani nei paesi esteri, ma sono uffici di quel paese, e grazie proprio al fatto che abbiamo l'effetto rete, è possibile andare a reperire quelle informazioni che magari non sono ancora state caricate o sono magari non approfondite quanto l'azienda necessita. E mi collego anche all'ultima domanda che è arrivata, in cui si parla anche dei conti bancari o cose un po' più tecniche, da dove non si dovessero trovare magari nel sito, appunto rivolgetevi alla rete Enterprise Europe Network. Passo la parola quindi alla dottoressa Onori, che ci farà vedere dei casi pratici di assistenza one-to-one alle imprese. Se avete altre domande, scrivetele sempre in chat e cerchiamo di rispondere a tutti. Ecco, se vengono segnalati anche qualora ci siano degli accordi, sebbene siamo comunque in area Schengen, ci dicono, potrebbero esserci magari degli accordi su tassazioni, se sono riportate nel portale. Sì, su questo posso dire perché navigando quella parte che facevo vedervi prima, mi stavo facendo vedere prima sulla fiscalità, si può anche vedere e entrare nel dettaglio dell'interesse, quindi non della regola generale, e selezionare il paese verso il quale stiamo facendo un'attività, diciamo, di servizio, di vendita di prodotti, e con quale siamo interessati a capire quali sono le regole di reciprocità sull'IVA. Quindi cliccando sullo Stato membro, se ci sono delle notizie o in deroga o
o particolari che lo riguardano, il portale ne dà già informazione. Poi, come diceva, come è stato detto, il portale ha la pretesa di essere chiaro, estensivo su tutti i settori che riguardano il business piuttosto che il ciclo di vita dei cittadini. Ma laddove l'informazione non è quella attesa dall'utente, l'utente, è stato detto prima, ha a disposizione dei centri di assistenza che possono fare quello che io chiamo l'ultimo miglio, cioè l'ultimo, tra completare l'informazione con dettaglio che serve. E lo posso, e lo fanno in maniera professionale, anche qui dando pareri molto precisi, insomma, non indicazioni generali. Confermo assolutamente. Ecco, un'altra domanda, osservazione che è stata posta in chat riguarda la costituzione di nuove imprese. Quindi abbiamo visto l'impegno per costituire una nuova impresa in tempi molto rapidi, quindi nel giro di 3 giorni, ma digitalmente, perché la procedura è conclusa online con un costo irrisorio, perché parliamo di 100 euro per l'apertura. Però facevano osservare che quando ci si rivolge comunque dei professionisti i costi aumentano e quindi ci si chiedeva se c'è una forma di, diciamo, di presa di posizione o di tutela in questo per evitare costi aggiuntivi all'impresa. Beh, qui la risposta è, devo dire, è molto ampia. Allora, il tema è questo: quegli obiettivi che avete letto in quelle righe sono gli obiettivi generali che con la direttiva servizi l'Unione Europea ha dato a tutti gli Stati membri. Innanzitutto c'è una differenza sostanziale, perché l'Italia, lo dico subito senza nasconderlo, è quella che rispetta per l'80% quei parametri. Poi ha un picco con il costo più alto di tutta Europa per quanto riguarda le società. Cioè dobbiamo differenziare anche la natura giuridica. Per tipi di imprese relativamente semplici, che poi sono la stragrande maggioranza come le ditte individuali, anche l'Italia sta su quei costi lì, perché aprire una ditta individuale non costa più di quella cifra. È chiaro che se l'utente decide di farsi assistere da un professionista in questo suo percorso, i costi saranno quelli del professionista, e capisco pure perché questo avviene. La funzione pubblica ha fatto uno studio 4 anni fa interessantissimo, che quando le imprese denunciano i costi altissimi della pubblica amministrazione ci mettono dentro i costi consulenziali del mondo professionale, che in realtà non sono strettamente legati al costo della pubblica amministrazione. Allora qual è lo sforzo? Perché dico questo? Perché lo sforzo è quello di offrire questi servizi direttamente agli utenti, soprattutto per i casi più semplici. Non mi metterei a costituire una società complessa con 40 soci e diciamo con uno statuto molto particolare, ma per delle ditte individuali, per delle società più semplici, anche gli altri stati membri, attraverso la piattaforma, quindi in maniera completamente digitale, riescono a offrire, a raggiungere questo obiettivo. È chiaro che bisognerà perderci un po' di tempo, cioè aprire un'impresa non è un'operazione che facciamo tutti i giorni. Documentarsi, prendere le informazioni, collegarsi al sito, avere lo SPID per fare un accesso sicuro, sono tutti quei requisiti della nuova cittadinanza digitale a cui le imprese, lo dico con chiarezza, devono abituarsi ad utilizzarla nella loro cassetta degli attrezzi, deve essere la normalità. Qui apro un inciso, nel frattempo spero che Monica abbia risolto i suoi problemi. L'Italia, in uno dei report sull'e-government proprio di quest'anno, è il paese che ha più distonia nel rapporto servizi domanda offerta di imprese di servizi digitali rispetto a tutti gli altri stati membri. Cioè in realtà in Italia, lo so che qualcuno sorriderà, ma la verità è che c'è un'offerta di servizi pubblici digitali a livello di quella europea, se non migliore, e una domanda da parte delle imprese abissalmente più bassa di tutto il resto d'Europa.
Probabilmente forse per quella complessità di chi ha fatto la domanda, cioè si pensa che sono cose inarrivabili, la si fa fare a qualcun altro. Ecco, il mio invito è, nessuno vi assicura la luna, però i sistemi che si sono messi negli ultimi anni, anche per il single digital gate di cui parliamo oggi, sono a portata dell'imprenditore. Ci vorrà un po' di tempo, non è banale, ma credo che si possa fare, e quindi in questo caso anche a costi relativamente più bassi. Assolutamente, sono convinta anch'io che gli strumenti sono stati messi a disposizione. Poi giustamente, come lei diceva, ci sono casi più complessi in cui serve un'assistenza maggiore, però per cose più semplici c'è anche la possibilità di avere autonomia, e quindi a parte tempi molto rapidi, ma anche un guadagno in termini di costi. Dottoressa, riesce a... Facciamo una prova, mi sentite? Perfetto, la sentiamo. Bene, allora... Visto che avevamo fatto tante prove, è il momento opportuno. È il bello della diretta. Bene, lascio la parola, poi raccolgo nel frattempo altri quesiti che arrivano, li teniamo per la fine, va bene? Perfetto. Bene. Allora, entrando nello specifico, innanzitutto buongiorno a tutti e mi scuso ancora per il disguido tecnico. Allora, rispetto a ciò che aveva in particolare introdotto il dottor Altavilla, cosa vengo a dirvi e a presentarvi? È il servizio di assistenza one-to-one, quello che abbiamo visto appunto nella spalletta a destra del sito del punto singolo di contatto. Quindi, come vi ha detto il dottor Altavilla, qualora non troviate all'interno del sito le informazioni utili al vostro caso, Union Camere ha predisposto già da 11 anni un servizio di assistenza personalizzata, un supporto informativo specialistico. Questo supporto è rivolto a imprese e a professionisti domestici che vogliano varcare i confini nazionali e a imprese e professionisti transfrontalieri che vogliano avviare in Italia sia un'attività su base stabile che un'attività su base temporanea e occasionale. Quindi questo nostro servizio, e ne trovate i dettagli e la descrizione proprio sul sito, permette a chiunque abbia dei dubbi o abbia bisogno di chiarimenti di scrivere una mail a psc.italy@unioncamere.it e palesare la propria esigenza. Lo abbiamo detto, lo abbiamo ribadito, come ci sia stato negli ultimi mesi uno sforzo ulteriore da parte di tutti gli Stati membri e ovviamente dell'Union Camere per quello che riguarda il punto singolo di contatto, costruire pagine informative particolarmente chiare, incisive, dirette, con un linguaggio semplice e a portata di utente. Bene, questo stesso spirito noi lo mettiamo anche ovviamente in questo servizio di assistenza personalizzata. Per cui l'invito che vi facciamo è proprio quello di scriverci esattamente l'esigenza, il bisogno, il vostro caso concreto, e siamo nelle condizioni di rispondere alla vostra specifica problematica. Come lo facciamo? Lo facciamo attraverso delle competenze giuridiche che studiano il caso, raccolgono la normativa e rispondono in modo puntuale. Questo servizio, appunto, assicura delle risposte, lo abbiamo detto all'inizio di questa giornata di lavoro, con tempi certi, tempo medio 3 giorni dalla ricezione del quesito. Poi entreremo nello specifico per darvi qualche esempio concreto di quali siano ovviamente gli argomenti che andiamo ad affrontare. Più in generale posso intanto anticiparvi che con il servizio rispondiamo a quegli aspetti che riguardano la libera circolazione dei servizi
e tutti quegli aspetti della libera circolazione inerenti i profili giuridici, fiscali, amministrativi, assicurativi e previdenziali. Vedevo che in chat si chiedeva esattamente l'email, ve la ripeto, l'email è psc.italy@unioncamere.it. Questo servizio di assistenza / consulenza personalizzata rappresenta una sorta di best practice a livello europeo, perché appunto è presente praticamente solo nel nostro paese ed è sicuramente ad alto valore aggiunto per i motivi che ci siamo detti: la rapidità delle risposte, la certezza dei tempi di risposta, la completezza degli ambiti e degli argomenti affrontati e ovviamente il fatto che siamo nelle condizioni di rispondere in ben 4 lingue, quindi possiamo ricevere e rispondere ovviamente in italiano, in inglese, in francese e in tedesco. Quindi questo servizio è veramente alla portata di una platea molto ampia di beneficiari e negli anni ha visto crescere in misura particolarmente importante il numero delle richieste. Ovviamente richieste la cui complessità e diversificazione è anche aumentata negli anni, per cui le tematiche, da quelle ovviamente più semplici, più classiche, ha visto un crescendo anche di complessità, per cui soprattutto negli ultimi tempi ci siamo trovati a dover affrontare aspetti come quelli, ad esempio, delle procedure per la commercializzazione dei dispositivi sanitari durante la pandemia, oppure il tema, come diceva prima il collega, dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea e quindi i diversi risvolti della Brexit anche in termini di distacco dei lavoratori, temi che hanno messo ovviamente anche la nostra redazione e il nostro team di esperti nella condizione di dover approfondire tematiche specifiche, studiare e dare delle risposte quanto mai puntuali appunto a problematiche abbastanza inedite e inusuali. Questo è il quadro molto generale di quelle che sono appunto le attività che eroghiamo attraverso il servizio di assistenza personalizzata. Ripeto, informazioni, ovviamente modulistica di riferimento, ovviamente link, contatti utili, autorità, ma anche ovviamente soggetti che possano erogare assistenza e o anche il tema, lo citavamo prima, dei mezzi ad esempio di ricorso che sono esperibili in caso di controversia è sicuramente uno degli argomenti che riusciamo a trattare. Non ultimo, affrontiamo e rispondiamo sui temi legati alle professioni regolamentate, al riconoscimento delle qualifiche e su quelle che sono le procedure e le autorità competenti in merito. Ora, se abbiamo ancora qualche minuto a disposizione, volevo appunto entrare nel merito di alcuni dei quesiti che sono giunti recentemente alla nostra casella di posta per appunto farvi capire proprio dal vivo che cosa riceviamo e a che cosa possiamo rispondere. Allora, cominciamo con un quesito che ovviamente abbiamo selezionato e che per noi è un, diciamo così, un quesito che potremmo dire abbastanza rutinario, cioè arrivano ovviamente alla casella anche dei quesiti ancora per noi relativamente semplici.
che quindi non prevedono un lavoro di istruttoria chissà quanto strutturato. Ed è per esempio il caso di un'impresa titolare di una società in Croazia che intenda aprire una filiale in Italia e che quindi ci abbia chiesto cosa posso fare, cosa debbo fare e chi mi possa assistere nella procedura. Allora, noi, come appunto abbiamo detto, rispondiamo a questa esigenza su misura dell'impresa con delle informazioni dirette e chiare a misura di imprenditore. Quindi abbiamo abolito il linguaggio burocratese e cerchiamo soprattutto di fornire nella risposta link e siti e contatti di riferimento utili. Quindi a questa risposta che rilasciamo all'utente, a questa domanda all'utente, abbiamo appunto risposto che l'esercizio dell'attività in forma stabile sul territorio italiano ed in particolare l'apertura di una filiale di un'impresa che è stabilita in un altro Stato membro richiede in Italia l'iscrizione nel registro delle imprese. Iscrizione ovviamente nel registro gestito dalla Camera di Commercio competente per territorio con la designazione del rappresentante legale. Quindi al momento dell'iscrizione l'impresa deve allegare un certificato rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro di residenza e di stabilimento dell'impresa e quindi croato con una copia dell'atto costitutivo. E il certificato deve contenere le informazioni relative all'impresa, compresi ovviamente i nominativi dei legali rappresentanti. E questa documentazione deve essere allegata da una traduzione autenticata. La filiale pubblicherà le informazioni rilevanti sulla società controllante e sulle attività di entrambe le società. L'iscrizione, come sappiamo, avviene attraverso comunica, così da adempiere a tutti gli obblighi informativi nei confronti delle autorità e, come sapete, comunica consente l'iscrizione e la registrazione presso l'INAIL e l'INPS e quindi l'ottemperamento di tutti gli obblighi anche ai fini assicurativi e previdenziali. Questa ovviamente, come dicevamo, è una domanda che ci viene posta spesso, ma ovviamente, diciamo, come abbiamo detto, semplice. Il tema della Brexit, su cui appunto siamo tornati più volte, ad esempio, ci ha spinto a selezionare, ad esempio, un altro quesito. C'è giunto la settimana scorsa, riguarda una ragazza residente a Londra che lavora come traduttrice non solo nel Regno Unito, ma anche per alcuni clienti italiani. Ovviamente questa ragazza, questa traduttrice, ci chiedeva come potesse offrire in Italia servizi su base occasionale e quali fossero gli adempimenti burocratici ai quali dovesse rispondere. Lei non ha partita IVA perché non raggiunge nel Regno Unito un fatturato che sia sufficiente per l'apertura. Allora noi rispondiamo e abbiamo risposto a questo quesito e colgo l'occasione per dirvi cosa abbiamo risposto e anche perché abbiamo visto nelle chat come questi aspetti fiscali ricorrano spesso anche tra le vostre curiosità ed esigenze emerse nella mattinata. Allora, dal 1 gennaio i rapporti tra il Regno Unito e gli Stati membri dell'Unione Europea sono regolati da un accordo sugli scambi commerciali, un accordo sugli scambi tra l'Unione Europea e il Regno Unito. In questo accordo, specificatamente al capitolo 3, si parla della prestazione trasfrontaliera di servizi. Quindi la prestazione trasfrontaliera di servizi è quella che ovviamente si riferisce al caso di specie. Per quello che riguarda il pagamento dell'IVA, che era il primo dei quesiti che ci poneva la ragazza, la regola per i servizi prestati da prestatori stabiliti in paesi extra UE è l'autofatturazione da parte del cliente, in questo caso stabilito in Italia.
Per quello che riguarda i profili fiscali, tema di cui abbiamo detto siamo spesso chiamati a rispondere, perché tema tra i più sicuramente richiesti e gettonati, dobbiamo segnalare che c'è e vige tra l'Italia e il Regno Unito una convenzione contro la doppia imposizione fiscale e altresì contro l'evasione fiscale. Per cui qual è la regola? La regola, in base all'articolo 7 sempre di questa convenzione, è che gli utili nel caso di attività di impresa di uno Stato contraente, in questo caso il Regno Unito, siano imponibili soltanto in questo Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato, in questo caso l'Italia, attraverso una stabile organizzazione. In questo caso, ovviamente, dobbiamo parlare di stabile organizzazione, così come è previsto all'articolo 5 della Convenzione, e ovviamente si parlerebbe di utili, nel caso della stabile organizzazione, attribuibili solo alla parte relativa all'Italia. Questo stesso principio non si ritrova solo per l'attività di impresa, ma anche per il lavoro autonomo. In questo caso è l'articolo 14 della Convenzione che stabilisce che i redditi che il residente di uno Stato contraente, il Regno Unito, ritrae dall'esercizio di un'attività autonoma e da una libera professione siano imponibili soltanto nel Regno Unito, a meno che, come avviene per l'attività di impresa, in Italia questo soggetto non abbia una base fissa. Questo molto velocemente, appunto, per dirvi che cosa abbiamo risposto a questa tipologia di quesito. Poi ovviamente c'è molto altro e potremo veramente andare a presentarvi tante altre fattispecie che riguardano le professioni appunto regolamentate, che riguardano il tema della sicurezza sociale, del distacco dei lavoratori di cui avevo prima accennato. Però in questo momento, a meno che non ci siano delle curiosità specifiche, penso che abbiamo risposto nel concreto a cosa si faccia con il servizio PSC Italy @unioncamere.it. Quindi il nostro invito in questo webinar è quello di utilizzarci, di rivolgersi alla nostra mail, di chiedere chiarimenti rispetto a tutto ciò che non trovate nel web. Faccio solo due piccole precisazioni. E ovviamente è un servizio totalmente gratuito. Vi chiediamo un piccolo adempimento, che è solo quello che subito dopo aver trasmesso il quesito ci rilasciate anche il consenso al trattamento dei dati, perché ovviamente è previsto obbligatoriamente, e aggiungo come questa attività sia per noi particolarmente importante e significativa anche a beneficio di tutti gli altri utenti, perché i casi più interessanti, i casi più ricorrenti vengono poi da noi selezionati e su questi casi andiamo a costruire delle FAQ, così da alimentare non solo l'altra sezione che avete trovato e avete visto nel menu a destra del sito del PSC, ma soprattutto per mettere a fattor comune la nostra attività di studio e di approfondimento. Quindi vi invitiamo davvero su questo servizio e, come aveva detto anche la dottoressa Guidi inizialmente, anche su questo servizio da qualche tempo ci stiamo mettendo ulteriormente in gioco, perché vi chiediamo, dopo aver ricevuto la risposta, altra piccolissima cosa, di rispondere sulla qualità del servizio, perché il nostro obiettivo non è soltanto quello di rispondervi, di rispondere all'utente singolo e possibilmente di inserirlo sul nostro sito perché lo leggano più soggetti possibili, ma anche quello di migliorare costantemente
nella risposta, nella qualità, nella chiarezza della stessa e nella possibilità che voi reperiate immediatamente le informazioni di cui avete bisogno o sappiate subito a chi rivolgervi per farlo. Ma ci interessa il vostro feedback, la nostra risposta, la vostra risposta, per essere sempre più capaci di mettere davvero le vostre esigenze al centro del nostro lavoro. Quindi vi ringraziamo e soprattutto speriamo davvero che questi appuntamenti ci aiutino a farci conoscere sempre di più. Grazie. La collega deve aprire il microfono. Scusate, avevo il microfono spento. Ringrazio la dottoressa Onori e tutti gli altri relatori. Vedo molti apprezzamenti in chat proprio per la chiarezza espositiva con cui avete presentato i contenuti di oggi e anche la semplicità con cui sono stati presentati. Invito tutti quanti a navigare sul portale, utilizzare il servizio. Sappiate che appunto ci sono anche le nostre reti che supportano proprio questa iniziativa, quindi in ottica totalmente integrata, perché non ci sono assolutamente sovrapposizioni in questo, ma proprio l'obiettivo comune è quello di offrire dei servizi che siano semplici, che siano chiari, di facile utilizzo. Ricordo, perché vedo tante domande in chat, che l'incontro è stato registrato, quindi verrà messa a disposizione e le slide utilizzate dalla dottoressa Guidi verranno inviate. E rimaniamo comunque a disposizione, eventualmente se ci voleste contattare successivamente per altri chiarimenti. L'indirizzo del PSC è stato messo nella chat, quindi è visibile a tutti. Scusa Stefania, scusa solo una cosa, ho visto passare qualche volta in chat un indirizzo errato, il corretto è l'ultimo che è stato segnalato. psc-italy@unioncamere.it, lo ricordo nuovamente, psc-italy@unioncamere.it. Esattamente. Perfetto, quindi rinnovo i ringraziamenti alla dottoressa Guidi, dottor Altavilla, dottoressa Onori. E niente, rinnovo l'invito di utilizzare questi servizi. Venite anche a visitare ovviamente il nostro sito Enterprise Europe Net, perché collaboriamo con i colleghi per indirizzare i quesiti che arrivano e farli conoscere sempre di più. Quindi grazie a tutti e vi auguro una buona continuazione di giornata. Grazie a voi. Grazie. Grazie. Arrivederci.